È una trattativa che è iniziata quando il capitano De Donno mi chiede di incontrare mio padre. Ovviamente in un momento in cui a Palermo era stato ammazzato l'onorevole Lima, in un momento in cui, non scordiamoci, a Palermo era saltato il giudice Falcone con tutta la sua scorta. E io ero un ragazzo normale, caro dottore, un ragazzo normale di 29 anni, non avevo debiti con la giustizia, non avevo nessun tipo di interesse. Un capitano che avevo giudicato molto cortese per come aveva svolto il suo lavoro in quella che era l'indagine degli appalti che aveva visto coinvolto mio padre, e con, anche per la consapevolezza di questo capitano, di questo rapporto molto, molto cordiale che si era creato tra me e il dottor Falcone, e agli atti di un tentativo mio di far collaborare mio padre già allora all'epoca del dottor Falcone, cosa che non riuscì per colpa di mio padre, perché il dottor Falcone mantenne tutti gli impegni presi, fu mio padre che si tirò indietro per volontà dei miei fratelli. Per cui in quel preciso momento a un ragazzo di 29 anni viene chiesto di convince suo padre a ricevere due carabinieri per mettere fine a quella che era la stagione stragista, per mettere fine a quella che era l'ondata di violenza, per poter porre fine alla latitanza di quei due personaggi. Per cui è facile giudicare, bisogna anche mettersi, fare un passo indietro e mettersi anche nei panni di un ragazzo di 29 anni a cui viene chiesto questo.